Sì, no, in effetti noi il paradosso è questo, che noi l'unico stabilimento italiano che produce autobus, all'improvviso la Fiat decide di chiudere e la politica non fa niente per impedire che lo stabilimento venga chiuso. E ha spostato la produzione, ha delocalizzato la produzione all'estero, le nostre commesse che avevamo ancora da fare le ha portate in Francia. In Francia il costo del lavoro per ogni operaio è di 3 euro in più all'ora, di conseguenza non è nemmeno un fatto di convenienza e quindi era proprio il momento opportuno per poter chiudere lo stabilimento. Ma la cosa peggiore è che quando il governo oppure la Fornero dice Marchionne ci ha rassicurato che non è vero che chiuderà altri due stabilimenti, Marchionne è un bugiardo a prescindere, perché anche sull'Irisbus gli fu chiesto, quando è entrato in Fiat a Confindustria, gli è stato chiesto dal sindacato, dice ma sull'Irisbus che progetti ci sono? Stiamo facendo una ristrutturazione sullo stabilimento e di conseguenza avremo più competitività, saremo più competitivi e quindi non c'erano problemi sull'Irisbus. Dalla sera alla mattina chiude lo stabilimento. Ha fatto un investimento negli ultimi 6 anni di 34 milioni di euro per ristrutturazione, ha portato la Cata Foresi che è un fiore all'occhiello dello stabilimento, e poi nell'ultimo anno aveva fatto, nel 2010, dopo aver fatto un accordo sempre ricatto, già allora avevamo dato tutta la flessibilità possibile, il sindacato aveva ceduto dando tanta flessibilità, ci avevano fatto fare il turno unico, ha mandato in mobilità 150 persone senza reintegro di altri giovani, e lo stabilimento era ridotto a 700 dipendenti, quindi è stato accettato anche questo per lavorare, per essere più competitivi, ha detto che dovevamo fare una ristrutturazione di 8 milioni di euro, soldi pubblici. Alla fine, dopo la ristrutturazione, invece di riaprire, chiude lo stabilimento e delocalizza la produzione. L'Italia ha bisogno di circa 30.000 autobus da rinnovare. Il parco autobus in Italia è obsoleto, è pericoloso. Rischiamo una multa dall'Europa di 1.750.000.000 di euro proprio perché non sono stati in grado di abbattere le polveri sottili e gli inquinamenti. Poi, soprattutto che sono pericolosi, perché ricordo anche a Napoli, l'EVA mi sembra di Napoli, non mi ricordo di quale paese della provincia di Napoli, hanno fatto sciopero gli autisti perché i pullman erano pericolosi anche per loro. Dici, io porto dei passeggeri a bordo, i nostri figli viaggiano su questi pullman obsoleti e pericolosi, di conseguenza si dovevano cambiare, si doveva rinnovare il parco auto. L'unica cosa che doveva fare il governo, doveva mettere i soldi sul piano trasporti, invece niente, il governo precedente assente, il governo attuale sta cercando, ha detto, ci ha promesso al ministero a gennaio che per loro sì, ci ha promesso che in effetti si sarebbero impegnati affinché la produzione di autobus restasse in Italia, perché era l'unico stabilimento, e quindi se ci facciamo scippare pure delle professionalità, perché poi è uno stabilimento a livello artigianale, di conseguenza ci sono tante professionalità in quello stabilimento ed è un peccato non poterle tramandare ai giovani. Ed ecco perché il governo ha detto che si impegnava, noi ci auguriamo che è così, che magari, perché adesso c'è una trattativa in corso con un gruppo cinese che vuole acquisire lo stabilimento, però la Fiat ha detto che non mette veti su chiunque voglia acquistare lo stabilimento. Poi Marchionne ha fatto quella dichiarazione, ha detto mai più autobus in Valle Ufita, ce ne siamo andati e non ci torneremo più, ha fatto questa dichiarazione sui giornali circa una quindicina di giorni fa. Lui se n'è andato, ma noi non è che ci dispiace che se ne sia andato, perché penso che chiunque venga dopo di lui non sarà peggiore. E di conseguenza noi, ecco perché abbiamo lottato così tanto, abbiamo fatto 120 giorni di sciopero, ma di sciopero duro, presidi notte e giorno davanti allo stabilimento per mantenere quella produzione qua in Italia, ma soprattutto perché il territorio dell'Irpinia e soprattutto Alta Irpinia, dove è collocato questo stabilimento, sarà desertificato con la chiusura di quello stabilimento, perché intorno a quello stabilimento ci ruotano 700 famiglie che eravamo noi lavoratori che lavoravamo all'interno, poi c'era la mensa, c'era la ditta della vigilanza, la devizia, cioè poi c'erano gli indotti che facevano tutti i particolari, la componentistica. Di conseguenza quella chiusura
desertificherà il territorio, il commercio in automatico, i nostri giovani non avranno una possibilità, ecco perché non è che abbiamo tutelato solo il nostro posto di lavoro, che era anche ovvio, però abbiamo fatto pure quello per mantenere il sito in quella zona, perché comunque è una zona che occupa, cioè la Fiat ha avuto in regalo negli anni 70 quei terreni, li hanno espropriati ai contadini, che gliel'hanno pagati a 400 lire al metro quadrato. Qualcuno ha avuto in cambio il posto di lavoro e 1.150.000 metri quadrati di terreno, di cui solo oltre 100.000 sono stati utilizzati per fare il capannone. Quando c'era il governo Berlusconi, la Prestigiacomo aveva dato il permesso di costruire una centrale termoelettrica nei terreni della Fiat, perché prima la Fiat, non so, stava pure con l'Edison e via di sé. Quindi ulteriore, invece di investire in cose utili, facciamo la centrale termoelettrica, non capisco a che serve. E quindi ecco dove sta il problema: tutti quei terreni sono dello Stato, cioè lo Stato siamo noi, sono soldi delle tasse dei cittadini, perché è stato finanziato sempre con i fondi pubblici e quindi è stato mantenuto, è stato costruito e mantenuto con i soldi pubblici. Alla fine il proprietario, cioè la proprietà è diventata Fiat, non è più dello Stato. Ecco perché io dico, di fronte a questa arroganza e a questa prepotenza che ha mostrato Marchionne, nessuno ha fatto niente, perché evidentemente la politica da Marchionne comunque ha avuto dei favori, perché poi è il risultato che tutti gli stabilimenti sono stati solo un bacino di voti. Ma adesso come sta la lotta rispetto, cioè qualcosa rispetto a quello adesso proprio in questo momento? Perché tu mi raccontavi adesso non ci stanno più pullman e sì, è stato schiate. Sì, cioè la chiusura, noi siamo dal 31 dicembre e il 1 gennaio siamo in cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, e quindi questa cassa integrazione dura un anno per 12 mesi, poi in questo anno la Fiat si è impegnata, però non ha sottoscritto, si è sola impegnata verbalmente che deve ricollocare almeno il 30% in altri stabilimenti Fiat, altrimenti non abbiamo diritto al secondo anno di cassa integrazione, e poi dopo diciamo che riusciamo ad avere il secondo anno, poi scatta automaticamente la mobilità, per cui questa è un'anticamera del licenziamento. La mobilità è il licenziamento. Quando dicono che in Italia non si licenzia nessuno perché mandano in mobilità, la mobilità è un licenziamento, soprattutto con la situazione attuale, che hanno cambiato anche la legge delle pensioni. È chiaro che molte persone non riusciranno ad andare in pensione e rimarranno senza il lavoro e senza lo stipendio, e alla nostra età sinceramente, ma chi ci vorrà? Cioè io ho 51 anni, ho fatto 29 anni di Fiat, e potrò mai avere la possibilità di trovare un nuovo lavoro quando ho due figli, uno di 24 e uno di 28 che sono disoccupati? Non lo troveranno né loro e non lo troverò nemmeno io. E quindi questo sarebbe proprio un arretramento di quelle zone. Ma non solo, cioè l'Italia, se si fa scippare delle eccellenze, cioè la costruzione, la produzione di autobus è un'eccellenza, perché non è il settore auto è d'accordo, lo comprano i privati, e quindi se non c'è un reddito uno non spende, non compra una macchina nuova, ma il pullman serve allo Stato, serve ai cittadini. La benzina che è arrivata a oltre quasi circa 2 euro, no? Diciamo, può mai gli studenti, i pendolari hanno bisogno dei mezzi pubblici, non hanno bisogno della macchina, prima per non intasare le città e poi, cioè, poi perché non, e poi non conviene, perché comunque la benzina è arrivata a circa 2 euro. Quindi adesso noi stiamo continuando, abbiamo rimesso la tenda della resistenza, diciamo, noi la chiamiamo la tenda della resistenza, sempre per non far spegnere i riflettori sulla vicenda, e quindi stiamo organizzando di nuovo, ci siamo riorganizzati, quindi già giovedì 19 ci sarà un consiglio comunale allargato dove saranno coinvolti tutti i sindaci dell'area, diciamo, dell'Irpinia, ci sarà il sindacato e ci saremo noi lavoratori e i cittadini, sperando che collaborino affinché si possa trovare una soluzione. Se ad esempio non va bene questa trattativa con la Cina, almeno che il governo possa trovare un nuovo imprenditore che voglia acquistare quello stabilimento. Però ripeto, quello stabilimento è in grado solo di poter costruire autobus, facendo altro, cioè terziarizzando oppure facendo lo stabilimento a spezzatini, non avrà un futuro. E poi parliamoci chiaro, in Italia non ci sono imprenditori che possono avere i soldi oggi per poter gestire
quella realtà, perché quello stabilimento costava 70.000 euro al giorno solo per tenerlo aperto, per tenerlo acceso, gli impianti accesi, quindi 70.000 euro al giorno. Che produzione ci vai a fare dentro oggi con la crisi che c'è? E l'unica cosa è quella che serve. Ecco perché noi abbiamo difeso a spada tratta, perché sapevamo che era l'unico stabilimento in questo momento di crisi che poteva avere un'alternativa, cioè che avrebbe potuto avere la continuazione, perché si dovevano rottamare circa 30.000 autobus in Italia. Poi noi lo stabilimento, proprio per dire la professionalità, abbiamo fatto finanche un autobus a idrogeno e un autobus ibrido. Di conseguenza, cioè, le professionalità che c'erano e la tecnologia, non è da poco, e quindi facevamo pullman metano, quindi pullman ecologici, ecosostenibili. Questo è il discorso. Come si fa a pensare di poter chiudere quella realtà? Questo. Ultima, vabbè, Sì. passiamo un'altra, diciamo, voi siete tutte e due delegate FIOM, No, noi giusto? non siamo delegate. Operaie, siamo operaie. Operaie Però nel direttivo. Nel direttivo è direttivo è scritto scritto FIOM. FIOM. Direttivo della FIOM, sì. Della FIOM. E Però diciamo. alla base della FIOM, comunque, chiunque sta nel direttivo ha il dovere di portare avanti la tesi attuale della FIOM, la posizione che la FIOM a livello nazionale, cioè ovvero quella di Maurizio Landini, ha preso nei confronti della Fiat, ma soprattutto nei confronti dei lavoratori. Perché partiamo dal presupposto che il sindacato in genere è nato per tutelare i lavoratori, fondamentalmente i diritti dei lavoratori, e poi eventuali disagi e soprusi da parte di un imprenditore verso il lavoratore, ma soprattutto per tutelare i diritti dei lavoratori. È quello che la FIOM attualmente lo sta facendo. E un lavoratore appartenente al direttivo della FIOM ha il dovere, perché comunque noi sappiamo che il direttivo comunque è un privilegio e i membri di un direttivo devono adempiere al proprio dovere, cioè ovvero questo, fare divulgazione, ovvero far sì che la FIOM, ma soprattutto i lavoratori e la loro tesi, arrivano alle persone comuni, perché il problema dell'Irisbus, il problema della FMA di Prato La Serra non è un problema Dove tu lavori? sì, dove io lavoro, non è un problema singolo dei lavoratori, ma un problema della comunità e della politica. Perché questi due stabilimenti sono molto fratelli, li chiamo stabilimenti fratelli, perché al di là di quello che loro producono, uno fa parte della Fiat Industria, l'altro fa parte della Fiat Auto, perché la Fiat, lo sappiamo, ha avuto una scissione, una divisione, Fiat Auto e Fiat Industrial. L'Irisbus fa parte di Fiat Industrial e la FMA fa parte di Fiat Auto, però sono due stabilimenti che sono nati sui stessi canoni, ovvero un stabilimento nato sui fondi nazionali, italiani, fondi europei, quello dell'Irisbus, e ugualmente quello della FMA. Sono nati entrambi con fondi pubblici, fondi dei cittadini, quindi Marchionne deve all'Italia e ai cittadini l'apertura di quei due stabilimenti, Marchionne e Agnelli, perché noi ricordiamo che Marchionne comunque rappresenta la Fiat. La Fiat è nata grazie agli Agnelli, e gli Agnelli hanno aperto questi stabilimenti grazie ai fondi pubblici. Quindi tanti benevoli non lo erano neanche loro. Quindi per investire al sud hanno avuto un aiuto dello Stato. Quindi devono ai cittadini qualcosa, delle risposte almeno. Ma adesso diciamo come si vive dopo l'accordo di Marchionne, diciamo, il famoso accordo Marchionne, come vivete adesso in Devo dire la fabbrica? verità, comunque noi siamo in cassa integrazione da 4 anni all'FMA, quindi l'accordo non è ampiamente entrato del tutto, ma in quel poco, perché noi lavoriamo 3 giorni, 5 giorni al mese all'FMA, quindi del tutto non lo si sente la pesantezza dell'accordo. Ricordo che la FMA è nata su Prato Verde, il cosiddetto Prato Verde, insieme a Melfi. Prato Verde, stesso la parola lo dice, cioè giovane, fatto di lavoratori giovani, ha sostituito l'ARNA, sarebbe la vecchia Alfa Romeo e Nissan. E attualmente è nata per produrre motori della Fiat. Circa nel 1993 nasce insieme a Melfi, alla SATA di Melfi, con il Prato Verde. Tutti ragazzi giovani, tutti non sindacalizzati, era quello l'obiettivo. Con una paga inferiore al contratto nazionale, senza quattordicesima, senza maggiorazioni, oppure inferiori alle maggiorazioni del contratto nazionale, con i 18 turni, le doppie battute, ovvero 2 settimane di notte, 2 settimane di pomeriggio, 2 settimane straordinarie. Si lavorava la domenica, si iniziava a lavorare la domenica sera e si smetteva il sabato mattina. La domenica non era straordinario, quindi si lavorava di continuo a pieno ritmo, circa 1800-1900 addetti, senza le ditte esterne, senza l'indotto. Quindi l'FMA è nata come una grande fabbrica, una fabbrica nuova con prospettive, direi quasi enormi, diciamo così, prospettive molto più di quello che
potesse fare, però comunque avevano dato il lavoro implicitamente per 10, garantito il lavoro per 10-15 anni, uno stabilimento che esiste da quasi 20 anni, è uno stabilimento che è molto produttivo, che ha poco assenteismo, ma come quasi tutti gli stabilimenti della Fiat, è passata questa logica che gli operai della Fiat sono assenteisti, e questo accordo è nato per combattere l'assenteismo che non c'è. Un accordo che ti dice che non puoi ammalarti, non puoi fare infortunio, che ti vincola su leggi statali. Un esempio banale, dico, di questo accordo. C'è un premio incentivo che va da gennaio 2012, dal periodo di gennaio 2012 a giugno 2012. La Fiat dà ai suoi lavoratori modelli 600 euro, ti do un premio di 600 euro. Ricordo che la Volkswagen tempo addietro ha dato ai suoi lavoratori un premio superiore a 600 euro, al di là dell'assenteismo, al di là delle assenze che loro svolgevano in fabbrica, l'ha dato proprio perché lei guadagnava tanto e meritavano i suoi lavoratori di avere almeno un premio, perché grazie al suo guadagno era dovuto ai lavoratori che lavoravano. Penso che sia una cosa giusta che un buon imprenditore, per aiutare in questo periodo di crisi e soprattutto per ancora di più invogliare il lavoratore a lavorare meglio, ti dà un premio. Dice: bravo, sei stato bravo, grazie a te io ho guadagnato. La Fiat no. Ti dice: se tu hai 600 euro, tu da gennaio a giugno per 870 ore devi essere sempre presente. Puoi assentarti soltanto 72 ore. Questo accordo, dice la Fiat, una di tante quelle cose che dice. Ricordo, accordo sottoscritto a dicembre, 13 dicembre del 2011, entrato in vigore al 1 gennaio del 2012 in tutti gli stabilimenti Fiat. In questo accordo è una di quelle cose che dice, è proprio questo, e ti dice: se tu soffrisci della maternità, della congedi parentali, fai infortunio o ti ammali o fai la pausa, perché la pausa, i 30 minuti di pausa mensa sono assenteismo, rientrano nelle 72 ore di assenza, tu non avrai 600 euro. Io, da che mondo è mondo, io penso che la pausa sia una cosa positiva, cioè che ti aiuti a lavorare meglio. Oppure tu non puoi decidere chi è un cattivo lavoratore, chi è un buon lavoratore, o perché io mi ammalo sono un cattivo lavoratore. Malattia che paghiamo noi con i nostri contributi e paga lo Stato, quindi lo Stato siamo noi. Infortunio, io non solo mi faccio male, ma non ho diritto neanche ai 600 euro perché sono stato un cattivo lavoratore, ho denunciato un infortunio e sono stato a casa perché mi ero fatto male. Penso che sia comunque un discorso che va a tozzare con la logica primordiale. Il problema più grave di questo accordo è che lo Stato non è intervenuto, perché già dalle prime pagine dell'accordo la Fiat fa un discorso ampio sul conflitto. Conflitto, non vogliamo più conflitto, non vogliamo più discussione. Io penso che alla base del sindacato ci sia il conflitto, lo ribadisco, senza conflitto, senza discussione, tu comunque non il sindacato non ha ragione di esistere, quindi i sindacati che hanno firmato e sottoscritto questo accordo, già dalle prime parole dovevano dire no. È normale, io discuto un miglioramento, cioè in un periodo di crisi cerco di arrivare a un incontro, cerco di venire incontro sia per l'imprenditore sia per il lavoratore per andare avanti, ma non che io dico sempre sì, oppure tu mi dici: guarda, il lavoratore non deve fare pause, io ti dico di sì, guarda, il lavoratore deve fare straordinaria oltranza, io ti dico di sì, perché si vive per lavorare, non si lavora per vivere, non si vive per lavorare, si lavora per vivere fondamentalmente. Questi, io non condanno neanche chi ha firmato, i lavoratori che hanno firmato il contratto, i lavoratori che accettano questo contratto, perché in un periodo di crisi quale è questo, la FMA e l'Irisbus prima, ma la FMA attualmente è un'isola nel deserto, è un'oasi fondamentalmente, quindi accettano di tutti i lavoratori, accettano di essere, di subire del mobbing, perché in quel contratto c'è anche del mobbing. All'FMA, per esempio, attualmente per l'organizzazione tecnica aziendale, la prima ora che precede le pause fisiologiche di 18 minuti non puoi muoverti, la terza ora che precede le pause mense non puoi muoverti e l'ultima ora che chiude l'orario lavorativo non puoi muoverti. Puoi andare, se è necessario, soltanto al bagno. Metti caso, io ho bisogno di bere o non mi sento bene, non lo posso fare. Penso che sia una contraddizione, cioè molto ampia, e calcola che il permesso sindacale di questo RSU
firmatarie non è assenteismo, ma la mia pausa è assenteismo, quindi viene pagata di meno. Noi già abbiamo una pausa mensa che viene pagata di meno, perché per loro la pausa è una perdita di tempo. Invece il permesso sindacale di organizzazioni sindacali che dicono sempre di sì, che scendono a compromessi, è sempre è valido, quindi non è assenteismo. Invece il messaggio di lotta, perché poi alla fine diciamo l'idea è di unire un po' tutte le lotte, no? Quelle che potreste lanciare o che potreste dare soprattutto a chi è un po' più giovane, chi gli studenti, i precari, tutto quello che reputo che comunque al di là del lavoro, al di là del che ognuno di noi rischia il posto di lavoro, che questi stabilimenti chiudono, sia importante tutelare il territorio. Il territorio, qual è la Campania, qual è l'Irpinia, qual è Salerno, qual è Napoli, va tutelato. E se non è il cittadino che tutela il proprio territorio a cui è legato, chi deve essere? Se non è il cittadino che mette dei vincoli alla politica, chi li deve mettere? A una determinata politica che fa finta di non vedere, per interessi solo personali. Se non è il cittadino che mette dei vincoli e fa sì che le leggi e i regolamenti e i diritti vengano rispettati, chi è che lo deve fare? Io questo mi sto chiedendo ultimamente, chi è? Se tutti siamo indifferenti e tutti pensano alla pagnotta propria, scusa, passatemi il termine, alla pagnotta personale, e non pensano che quello a fianco a te si muore di fame, è indifferente, passa sempre indifferente, dove arriveremo? Quando mi morirò io di fame? L'altro comunque passerà indifferente. Non è un problema del singolo stabilimento, del singolo lavoratore, ma è un problema della comunità. Attualmente siamo arrivati a questo punto, c'è un governo che si denuncia tecnico ma non lo è e che è indifferente a questa cosa, ci sono dei politici che non fanno più politica, si tratta, cioè politica vuol dire portare i problemi reali a una discussione e cercare di fare delle programmazioni in modo che si arrivi a una risoluzione, ma non avviene più questo. Perché chiunque vada al governo, venga eletto, ha soltanto l'interesse di un mero guadagno. Cioè ognuno pensa al guadagno personale. Come puoi aspettarti dal singolo lavoratore o dal singolo lavoratore disoccupato o dal singolo precario che lotti per la comunità se tu, che sei stato votato per avere questo, per fare questa cosa, non lo fai? Si è fatto un referendum tempo addietro dove i partiti non dovevano ricevere soldi pubblici. Attualmente hanno messo da parte il referendum ed è stato fatto un accordo con la cosiddetta ABC, Casiti, Bersani e Alfano, che hanno deciso che si deve fare un contributo, le spese elettorali, il contributo per le spese. I partiti non devono ricevere soldi dal mio punto di vista. Allora, se tu non ti preoccupi dei problemi reali, ma ti preoccupi a incassare i soldi pubblici, ma non ti preoccupi uno stabilimento quale la Fiat, l'Irisbus stia chiudendo, o quale la FMA ha delle problematiche, o quale un marchionne qualsiasi venga e ti venga a dire che le tue leggi non sono giuste, che la 104, la malattia, la maternità, leggi dello Stato, per lui non contano niente, che io faccio quello che mi pare, non mi interessa, e tu governo non ti preoccupi di mettere dei paletti a queste persone, di dire guarda aspetta un momento, i miei lavoratori, i miei cittadini li tutelo io, al di là del sindacato li tutelo io, perché tutelo i diritti delle leggi dello Stato. Dove vogliamo andare? Come faccio io a credere in determinati politici? Come faccio io a non fare una lotta da sola per la mia sopravvivenza e non per la collettività? Allora, quello che mi sto chiedendo, quando ci sveglieremo? Quando ci rimboccheremo le maniche? Che cosa è necessario? Che cosa ci devono fare ancora per farci arrabbiare? Io quello non riesco a capire. Se io devo pensare a mangiare solo io e non devo pensare che gli altri devono mangiare, oppure devo fare un doppio lavoro oltre a ricevere già un reddito, devo fare un doppio lavoro, non mi devo interessare che c'è gente che non fa neanche un mezzo lavoro. Io devo evadere le tasse, pensando, dice, quello fanno tutti. Ma il fare che tutti così fanno tutti non va bene, perché comunque ci sono delle regole, c'è il rispetto dell'altro, c'è il rispetto delle leggi, c'è il rispetto di te stesso. E adesso è questa parola che va a mancare, diritti e rispetto. Sono parole che sono della civiltà, nella società, alla base delle civiltà e della società. Vengono a mancare queste cose. Vengono a mancare il rispetto della Costituzione, di quello che gli altri hanno fatto.
il 20 maggio ci sarà l'anniversario dello Statuto dei Lavoratori. Io quando vedo lo Statuto dei Lavoratori, oppure quando vedo la bandiera della FIOM, che poi la FLM è stata fatta insieme, la Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici, hanno fatto sì che, quando erano i sindacati veramente insieme, hanno fatto sì che si creasse lo Statuto dei Lavoratori, la FIOM ha fatto sì che si creasse lo Statuto dei Lavoratori. Quando vedo le persone, perché loro sono state persone che hanno avuto il coraggio di non pensare solo a loro stessi, ma di pensare alla generazione futura, e di lottare, di rinunciare, e di lottare, di avere dei soprusi, di subire determinate cose, per avere un qualcosa di concreto, che è lo Statuto dei Lavoratori. Quando si colpisce lo Statuto dei Lavoratori, la crisi è causa dell'articolo 18, la crisi è causa dell'articolo 18. Ma io pongo il problema a tutti gli operai, ai lavoratori, della Fiat, ma gli operai in generale. Secondo voi, se in fabbrica non mi sta bene una cosa, passa l'articolo 18, in fabbrica non mi sta bene una cosa, e vado e protesto, secondo voi, il mio datore di lavoro dice: brava, questa cosa non ti sta bene, utopicamente, risolviamola insieme, parliamone insieme, o mi dice: non ti sta bene, quella è la porta, te ne puoi andare. Secondo voi, se si toglie l'articolo 18, lo può fare e io posso denunciare per discriminazione il mio datore di lavoro, o io me ne devo andare con quattro soldi stati bene? Oppure con la nuova riforma del lavoro che sta andando avanti, sulla mobilità, sul cosiddetto ASPI, è tutto io. Cioè, ci rendiamo conto che la riforma delle pensioni, la riforma del lavoro, questo, tutto ciò che sta accadendo, sono tutte collegate per affamarci, per portarci alla fame e per far sì che ci accontentiamo del poco, per affamarci. Perché io, quando ho una persona che ha fame, se gli do un tozzo di pane, pure duro, lo accetto, e si abitua a quel tozzo di pane perché dice: io ho questo. Ma se io so che io quello che merito è molto di più, io ambisco a qualcosa in più. Allora, se tu affami una persona, la porti alla disperazione, quel poco che gli dai è sempre tanto, e non va bene questo, perché noi meritiamo tanto, perché il popolo è sovrano. Non voglio fare né demagogia né politica, niente. È vero, il popolo è sovrano, noi abbiamo le leggi, un paese pieno di leggi, ma valide, che se le rispettassimo fossimo un paese meraviglioso, valido. Oggi si parlava di Obama, che voleva che i ricchi pagassero più tasse in America. Non è stato possibile, ma almeno quelli già pagano. Qua non pagano neanche un 5% di contributo. Il problema è che secondo il mio punto di vista, stiamo troppo bene. Quando arriveremo a un limite, sarà troppo tardi, perché già ci hanno levato tutto, non ce ne siamo accorti, e quei pochi che se ne sono accorti, come me, come Silvia, come tanti altri, perché sembrano pochi, ma come tanti altri, sono stati visti come dei bugiardi, di persone che non vedevano oltre, ma che erano i cosiddetti poco moderni sono stati definiti, soprattutto Landini, la FIOM, sono stati definiti poco moderni, gente che non voleva vedere che il lavoro stava cambiando. Il lavoro sta cambiando, ma in peggio, non in meglio. Grazie. Io quello che voglio dire io, e soprattutto ai giovani, il messaggio che voglio lanciare, perché io pure ho due figli, ripeto, di 24 e 28 anni, che questa arretratezza di diritti nei luoghi di lavoro è l'anticamera dell'arretramento della società, e di conseguenza bisogna partire insieme, riunirci, unire tutte le vertenze. Ho sempre detto, quando noi stavamo facendo la lotta davanti allo stabilimento, io ho pensato sempre una cosa: siccome io la Fiat la conosco sotto varie forme, perché ho lavorato prima con l'Alfa Romeo, e quindi era un fiore all'occhiello veramente lavorare. Era un privilegio a quell'epoca lavorare per l'Alfa Romeo, avevamo tutti i diritti possibili e immaginabili. Già quando è subentrata la Fiat di Agnelli abbiamo capito la differenza. Poi è arrivato Marchionne e ha fatto di tutto e di più. Però il problema è proprio questo: bisogna mantenere, perché quando tu conosci il tuo nemico lo puoi combattere. Quindi noi, quando abbiamo lottato là davanti, molti dei miei colleghi avevano paura della denuncia. Quello che dicevo prima, la denuncia non è, io avrei dovuto avere paura di avere una denuncia nel momento in cui sarei andata a rubare o avrei ammazzato qualcuno, ma io stavo difendendo un posto di lavoro, cioè stavo difendendo la mia indipendenza e l'indipendenza dei miei figli, perché solo il lavoro ci dà la dignità e ci rende liberi, altrimenti
Noi dobbiamo riconoscere alla politica irpina che nei tempi, anche dopo il terremoto, è stata in grado di non far arrivare la camorra, di non far insediare la camorra nelle nostre aree. Però questo non significa che oggi siamo immuni, perché quando uno è affamato, e un giovane soprattutto che non riesce a trovare lavoro ed è molto fragile perché non è abituato al sacrificio come eravamo abituati noi, di conseguenza si trova in difficoltà. E si trova di fronte cioè al dispiacere di incontrare la criminalità, potrebbe essere tentato, e questa è la nostra preoccupazione. Quindi io quello dico, i giovani, la denuncia io me la volevo prendere perché stavo difendendo il posto di lavoro. La Fiat mi ha denunciato, a me ed altri 72 lavoratori, per aver impedito la fuoriuscita degli autobus dallo stabilimento. Ci ha fatto una richiesta di risarcimento danni di 2.200.000 euro, ha mandato 9 lettere di licenziamento. Alla fine tutti sono scappati perché hanno avuto paura. E ripeto, noi non stavamo facendo niente di, ma stavamo difendendo solamente il nostro posto di lavoro, stavamo difendendo il territorio, solo che la sensibilità del territorio non ha risposto a quella lotta, cioè alla fine eravamo rimasti pochi. Ed era arrivato il momento in cui dovevamo chiudere la lotta, perché la Fiat aveva deciso che non ci faceva giocare più dopo 120 giorni, perché tutto quello che ti permette, ecco perché dico, il nemico se lo vuoi combattere lo devi conoscere. Forse la Fiat ci stava dando, stava chiedendo a noi di risolvere la questione, dato che la Fiat era andata a bussare al governo e il governo i soldi non gliel'aveva voluti dare per continuare, diciamo. E invece ci ha dato la possibilità a noi, forse dice, forse loro con la lotta riusciranno ad ottenere qualcosa. La politica è stata assente, è stata veramente latitante, ha fatto le passerelle, questo sì, però alla fine questo dobbiamo capire noi dal basso, le lotte devono partire dal basso, non si combatte con i cannoni, non si combatte, non si fa la guerra, bisogna combattere con la perseveranza, cioè se uno persevera forse riesce ad avere qualcosa, come una goccia che erode la roccia, dico io, perché è solo così si può invertire la rotta. Dobbiamo sovvertire effettivamente quello che sta succedendo, perché come dice Italia, dopo sarà troppo tardi. E i giovani che non sono abituati non riusciranno ad uscirne. Noi per tanti anni abbiamo fatto le lotte individuali, e i lavoratori da una parte e gli studenti da un'altra parte. Oggi siamo alla situazione attuale, dove in questi tempi di crisi bisogna unirle queste lotte. Cioè il giovane, bisogna finirla con la demagogia del fatto che i privilegi dei genitori influiscono sul fatto che i giovani oggi non trovano i figli, non trovano oggi un lavoro, non hanno più i diritti, perché noi ce l'avevamo. Io oggi sono una disoccupata, posso dire, quindi non ho nemmeno io più i diritti. Cioè se io oggi noi ringraziamo la Fiat, perché grazie alla Fiat abbiamo avuto un'indipendenza, abbiamo potuto far studiare i figli, e quindi c'è questa civiltà, perché quando c'è un arretramento dei diritti e quando tu non puoi più far studiare i tuoi figli, ci sarà un arretramento culturale e la civiltà sarà una cosa, cioè le nostre civiltà, i nostri giovani che cosa faranno se non possono studiare, solo i figli dei ricchi come 50 anni fa? Quindi questa sarebbe proprio una piaga sociale che si verrebbe a creare. E poi pure chi ha lavorato in fabbrica, io ad esempio nasco come sarta, quindi se domani la fabbrica ha chiuso, ma se non avrò più un futuro, avrò un'opportunità di continuare, di fare qualcosa, di riuscire a guadagnare qualcosa. Mentre invece i ragazzi giovani che sono entrati in fabbrica come operai generici non sanno fare niente, hanno imparato solamente ad usare un trapano, un avvitatore, a montare dei pezzi in modo 8 ore ripetitivi, e fai sempre quello. Una volta chiusa la fabbrica non hanno una professionalità, quindi chi li chiamerà? Dove andranno? Ecco perché anche i mestieri devono essere rivalutati. Le nostre zone, per esempio, dopo il terremoto è stato inseguito il sogno industriale, perché era l'unica cosa che poteva poi far sì che il guadagno era immediato, i voti, il bacino di voti, come ho detto prima, e hanno perso di vista i nostri territori che erano a conduzione agricola, cioè prettamente tutti agricoli. Di conseguenza, invece di investire semmai nel riqualificare i nostri prodotti tipici, il nostro territorio, il turismo, hanno pensato a fare il sogno industriale. Oggi ci ritroviamo tutti i capannoni dismessi
e la gente non lavora, quindi non abbiamo né più le terre da poter coltivare e non abbiamo nemmeno più il lavoro, solo capannoni dismessi e le discariche. Ecco dove sta il problema. La politica non ha fatto niente. L'Irpini ad esempio ha avuto, cioè gli hanno chiuso gli stabilimenti, gli ospedali, ci vogliono togliere i tribunali e ci portano la monnezza. Vogliono fare un'altra discarica sul Formicoso, che è una zona bellissima, di verde incontaminato, e la politica che fa? Niente. È silenziosa. Cioè silenziosa. No, questa adesso è... parla però, perché sono le lezioni una. Parla solo. Parla. Però il problema è questo. Bisogna... Allora, siccome noi non abbiamo più fiducia della politica, perché abbiamo capito che ci ha tradito, no? Ma non è un'antipolitica. Non, abbiamo... non è l'antipolitica. Ci hanno tradito gli imprenditori, ci tradiscono pure i sindacati. Alla fine ci vogliamo unire noi e formare una forza comune? Una politica dal basso. Una politica dal basso. Sì. Io dico, oggi bisogna partire dal basso. Perché loro... della politica dal basso. Perché loro stanno facendo in modo di sottometterci, perché hanno capito che stavano perdendo il potere e quindi ci stanno affamando. Questa è una crisi, secondo me, che l'hanno creata apposta, perché ci devono affamare. Una volta che ci hanno affamato ci sottomettono, e di conseguenza noi dovremmo fare quello che si faceva 50 anni fa, andare dal politico di turno e dire: per favore, mio figlio è in mezzo alla strada, oppure mi fai guadagnare una giornata. È questo che loro stanno cercando di fare, e noi non glielo dobbiamo permettere. Però siccome abbiamo perso già molto tempo, dobbiamo iniziare adesso, e io la mia testimonianza di lotta che ho fatto, io sono disposta a portarla dovunque. Io non mi sto fermando davanti allo stabilimento, io sto andando dappertutto con la mia maglia d'ordinanza per far capire il problema agli altri, perché come lo hanno fatto a me, lo faranno dappertutto. Ecco perché bisogna che noi ci uniamo, i giovani con i vecchi, ma dobbiamo lottare per la stessa cosa. Questo è.